ci sia stata una contraddizione molto seria nelle decisioni del governo. Se il criterio è quello di salvaguardare e tutelare i tribunali che svolgono la loro, esercitano la loro funzione, la loro attività in territori in cui vi è una presenza forte, insistente, radicata di criminalità organizzata anche di stampo mafioso, e con questa ragione si giustifica il mantenimento di alcuni tribunali, specialmente calabresi e siciliani, già si capisce un po' meno per esempio il mantenimento dei tribunali di Casino, se queste sono le ragioni non si comprende perché appunto non si mantiene il tribunale di Lucera. E di più, c'è un altro dato che diciamo, è emerso in modo superficiale, ma che è serio. Alla base di questo provvedimento del governo c'è sicuramente la necessità di razionalizzare la spesa e di tagliare. In provincia di Foggia, non so dalle altre parti, ma in provincia di Foggia accadrà esattamente il contrario, nel senso che se si parla con il procuratore capo della procura di Foggia ci si rende conto che a Foggia non ci sono gli spazi, i mezzi adeguati per tenere in piedi una struttura giudiziaria che tra poco, per via di questo provvedimento, accorperà il tribunale di Lucera e quattro sezioni distaccate, o sei sezioni distaccate, quindi il numero di magistrati, è una cosa assolutamente impossibile. E quindi è anche la ragione per la quale è importante, ma forse non risolutivo, perché poi sappiamo bene che per correggere il provvedimento approvato ci vorrà un intervento normativo o del governo attraverso un decreto o attraverso un'iniziativa parlamentare con diciamo, i problemi che questo comporterà, specialmente in Parlamento. Per cui accanto a questa iniziativa importante ci vorrà poi con il Ministro della Giustizia, ma con i nostri capigruppo, per far emergere il tema che siamo di fronte ad un errore che è stato commesso dal governo, che bisogna correggere per dare un segnale assolutamente importante al territorio, che ce lo chiede attraverso questa protesta, ma che ce lo chiede anche come perché è necessario mantenere un presidio di legalità, ed è diciamo questa un'altra delle ragioni per la quale oggi siamo qua a chiedere anche il suo prezioso contributo e intervento, che siamo certi non mancherà, per fare in modo che si creino le condizioni per correggere quanto fino ad oggi purtroppo è stato determinato in modo negativo sul nostro territorio con questa scelta di sopprimere il tribunale.